oggi martedì, quindi venerdì prossimo, neanche 4 giorni, Orlando, e questa tua difesa ufficiale del tuo titolo Europa Unita contro Ruben Varone, un crostino di quelli duri, ma che ti importa? Hanno fatto aspettare quasi un anno dalla conquista, insomma 8-9 mesi, un anno dal titolo italiano, tra l'altro marzo, e appunto hai detto bene, un bel crostino spagnolo, ma bisogna battere quelli buoni per arrivare a dire la mia. Ti sei allenato sempre bene tu, questa volta penso, mi hai dato idea che hai fatto allenamenti ancora più intensi, più pesanti, più duri. Ma quando si va ad affrontare personaggi del genere, secondo me, la storia ci insegna, non dobbiamo lasciare niente a caso, dobbiamo cercare di curare tutto nei minimi particolari, poi ci sta tutto, ma l'importante è arrivare lì determinati e non aver lasciato appunto niente a caso. Non nascondiamoci che è un avversario grande, duro, tosto, con grande esperienza, ha una infinità di combattimenti, molti vinti, tanti per KO, Orlando Fioricillo più giovane, meno combattimenti, tanti KO nei pochi, tutte vittorie comunque. Allora, che ci racconti? Ma sicuramente, come hai detto anche tu, è un avversario molto esperto, molto più esperto di me, ha il triplo della mia esperienza, più dei miei incontri, ha 49 combattimenti all'attivo contro i miei 17, quindi sicuramente sarà l'esperto contro, diciamo, tra virgolette, il principiante, ma penso di poter dare tanto ancora e voglio dare tanto, devo dare tanto, quindi è giusto che ci sia uno scoglio così.